Alle 15:45 Giovanni Gronchi esce dalla sua abitazione di via Carlo Fea. Mario e Maria Cecilia lo rivedranno tra poco a Montecitorio. Sull'auto della Presidenza della Camera raggiunge la piazza del Parlamento. Ne spillano l'arrivo le trombe dello squadrone dei carabinieri, che ora gli presentano le armi. Lo accolgono i presidenti e i vicepresidenti delle due Camere. Sono i colleghi di ieri. Oggi rendono omaggio al primo cittadino d'Italia. Scatta in piedi l'Assemblea Nazionale. Gronchi raggiunge il seggio della Presidenza. Il cammino gli è familiare. Ma ora è l'onorevole Leone, nuovo presidente, ad offrirgli il posto d'onore accanto a Merzagora. Si ripetono gli applausi come una conferma del voto. Leone legge la formula del giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro. Sono le 16:30 quando il presidente inizia la lettura del suo messaggio. Leggiamo una delle frasi più significative. L'Italia ha voluto e vuole la pace. La pace nel reciproco rispetto della libertà e dell'indipendenza, nella sola preoccupazione di realizzare la più sicura difesa delle proprie tradizioni e dei propri... Preceduto dai forastieri, dalla piazza il corteo si è avviato al Quirinale. A sinistra di Gronchi siede Scelba. Il percorso è quello ormai consacrato dai riti civili della nostra Repubblica. Gli applausi sono quelli di una nazione convinta della propria scelta. La risposta di Gronchi è quella dell'uomo che ha subito trovato il giusto rapporto con i cittadini. In piazza Venezia il sindaco Rebecchini gli legge l'indirizzo augurale di Roma. Quadriglie di reattori disegnano nel cielo l'ultimo tratto del percorso, mentre dal Gianicolo continua a giungere la salva di 101 colpi. La svolta di via 24 maggio è quella che ascende al Quirinale. 103 le macchine delle autorità politiche. Gronchi entra nel palazzo. Sono le 17:10. Il presidente passa in rassegna la guardia. Saluta la bandiera. In cima dello scalone d'onore lo attende Einaudi, che lo accompagna nel salone delle cerimonie, dove sono riuniti il governo e le alte cariche dello Stato. E qui rivolge il suo saluto a colui che definisce valoroso combattente e strenuo sostenitore della libertà. Gronchi risponde che si studierà di seguire le grandi linee instaurate da Einaudi nella sua azione luminosa. Un abbraccio suggella questa trasmissione dell'alto compito. Ma dalla piazza i cittadini reclamano il loro presidente. Dopo il solenne insediamento vogliono ripetergli l'investitura dell'affetto e della fiducia. L'intesa è già creata, la si legge in questo saluto. In 7 anni diventerà sempre tutt'altro.